Come avviene quasi sempre in occasione di una festività, le tavole dei siciliani e quindi anche dei nisseni si arricchiscono di pietanze tipiche del periodo per lo più dolci. Subito dopo la commemorazione dei defunti, accompagnata dalla frutta martorana, infatti, si celebra San Martino con le tradizionali muffolette e i biscotti che ricordano il nome del santo, prelibatezze che vengono gustate anche qualche giorno prima della festa. È una tradizione antica che l'11 novembre è San Martino e in ogni provincia ha una tradizione diversa perché per esempio qui da noi si fanno queste dolci o ricotta e miele oppure in alcuni posti fanno quelli con la ricotta, il caciocavallo e la milza che sono quelle più umide diciamo oppure i biscotti che ci sono sia quelli morbidi di San Martino che sono quelli più diciamo moderni, perché in antichità si facevano quelli belli duri perché dovevano essere ricottati, che per la tradizione voleva che si dovevano bagnare nel vino novello. Numerose le varianti in tutta la Sicilia, a fare la differenza è soprattutto il condimento, scegliendo tra l'opzione dolce o salata. Ci sono tante preparazioni in realtà, perché la gastronomia siciliana ha tante preparazioni, perché poi ogni località ha la sua tradizione. Qui da noi a Caltanissetta la più popolare è la tradizionale con ricotta e miele. Si può fare sia di pasta dolce che di pasta di pane, aggiungendo all'impasto dello zafferano e del finocchietto, finocchietto d'anice o finocchietto ingranato si dice. Ricotta e miele per la tradizionale dolce, altrimenti si può fare salata con ricotta sempre fresca, olio appena macinato, quindi freschissimo, e poi si aggiungono le acciughe, il caciocavallo. Il sale, il pepe, poi adesso poi è anche questione di gusto, c'è chi li fa col tritato bianco, chi li fa col ragù, c'è chi li fa con ricotta caciocavallo e milza, si può spaziare, si può variare. Anche per quanto riguarda i biscotti si prevedono diverse preparazioni. I biscotti di San Martino sono sempre tanti, sono tante varietà perché la Sicilia varia, spazia, nel senso che abbiamo diversi biscotti di San Martino. Abbiamo il biscotto morbido, abbiamo il biscotto duro tricottato, abbiamo il biscotto decorato alla palermitana. Poi abbiamo le varie forme che distinguono, diciamo, questo biscottino, che comunque si fanno le mafaldine, si fanno delle forme un po' particolari e si aggiungono tutti i semini dentro, sia di sesamo sempre che di finocchietto. No? Finocchietto o ance? Sì, in effetti questa è anche una questione di gusto, anche su quello.